Salve cacciatori, salve cacciatrici, ben ritrovati su questo canale e oggi finalmente partono le build post update 2.0 e chiaramente partiamo con il martello che è la mia main weapon. Ora, sono uscite le nuove armi del Tigrex e tutti quanti sono felicissimi, sono i migliori armi del gioco, bla bla, solo che io non sono d'accordo, calcoli alla mano, prove fatte. Il martello del Nargacuga continua ad essere il migliore del gioco, anche meglio di quello del Tigrex. E chiaramente adesso andiamo a vedere il perché. Calando i due martelli nelle loro migliori build possibili, che comunque tra poco chiaramente vi farò vedere, attivando in entrambi i casi punto debole al 3, bonus critico al 3, affinità varia, attacco al massimo, eccetera, quello che succede, vi sto lasciando adesso i dati in sovraimpressione, che il martello del Nargacuga fa più danni di quello del Tigrex tutte le volte che non si attiva punto debole, mentre il martello del Tigrex fa un po' più di danni di quello del Nargacuga quando invece si attiva punto debole, fa circa il 3,5% di danni in più. Punto debole alias testa. Ora, qual è il fatto? Intanto, in un'ottica di caccia normale, noi non colpiremo sempre il punto debole. Se diciamo che colpiamo 50% delle volte un punto debole, 50% delle volte no, facciamo una media e vediamo che il martello in Nargacuga risulta leggermente migliore dello 0,7%, che comunque, cioè, è un dato quasi irrilevante, possiamo dire che sono uguali. Ma anche il 3% in più che fa il Tigrex di danni rispetto al Nargacuga è insignificante. Cioè, per farvi capire, immaginate una caccia assurda in cui cacciamo un Rathalos, il Rathalos sta fermo, noi per tutto il tempo lo colpiamo solo in testa, che è lì dove il martello del Tigrex fa più danni. Ok, col martello del Nargacuga ci mettiamo 5 minuti a ucciderlo, facciamo finta. Col martello del Tigrex, che facciamo il 3% di danni in più, ci metteremo il 3% di tempo in meno. Vuole dire che risparmieremo quanto? 15 secondi? Ok, questo per darvi un'idea di quanto sono ridicolmente basse queste cifre. Qual è il fatto però? Che intanto il martello Nargacuga è più consistente, in un'ottica di caccia normale, quindi non di speedrun, perché fa danni anche quando non colpiamo il punto debole è la testa, ma poi avere la certezza che faremo sempre un colpo critico quando colpiamo la testa, perché raggiungiamo il 100% di affinità, mentre col martello del Tigrex il 100% di affinità non lo raggiungiamo neanche quando si attiva punto debole, è un gap in più importante che riusciamo a raggiungere, perché ci assicura che stordiremo il mostro velocemente, mentre con il Tigrex potremmo avere la caccia sfigata. La caccia sfigata in cui continuiamo a colpire la testa, ma continuiamo a non fare colpi critici. Perché chiaramente non raggiungendo il 100% non abbiamo la certezza che questo accada. Sul lungo termine possiamo calcolare, la media abbiamo calcolato prima, sul lungo termine farà il 3,5% di danni in più, ma sul breve termine potremmo anche essere sfigati. Inoltre, in realtà è questa la grossa differenza, inoltre, oltre ad essere più consistenti in termini di danni, col martello di Nargacuga riusciamo ad avere altri slot. Oltre a tutte le varie abilità di attacco che abbiamo citato prima, riusciamo a metterci anche altro. Io per esempio nella mia build ho aggiunto concentrazione livello 3, ma potreste mettere tocco del maestro livello 3 o quello che vi pare. Insomma, possiamo aggiungere altre abilità, altre comfort ability, che invece col martello del Tigrex ce le dobbiamo scordare. Ok, fatta tutta questa premessa, anche troppo lunga, vediamo quindi qual è la miglior build. La stai vedendo in questo momento in sovraimpressione, ovviamente abbiamo il martello di Nargacuga Notte Eterna, che come abilità furia gli abbiamo messo bonus attacco livello 3, perché non ci serve quel più 5% di affinità in questo caso. E poi abbiamo Kaiser, Anjanath, Rathalos, Anjanath e Lignotto. Il floretto che ci aumenta il più possibile l'attacco, ma potete mettere anche un altro di vostro gradimento, non è così importante. Talismano, io ho un talismano fantastico che mi dà battitore di livello 3 e due slot doppi. È meraviglioso questo talismano, poco da dire, ma non è così difficile averlo, perché il gioco i talismani con battitore di buon livello ve li regala.
E anche se non ne aveste uno così buono, va bene lo stesso, la build riuscite lo stesso a metterlo insieme. Magari non attiverete concentrazione livello 3, attiverete concentrazione livello 2 o altro di vostro gradimento. Comunque, anche se non avete questo talismano, ma ne avete un altro equivalente con altre abilità, o non vi interessa il battitore, i cambi da fare sono tutti quanti sul pettorale, dove andremo a cambiare la cotta dell'Angenat o con la cotta della Kuluyaka, che vi dà due punti in battitore e uno slot doppio, quindi è anche migliore. Io non posso sfruttare quel pettorale perché ho questo talismano, ma è un ottimo pettorale. O più semplicemente c'è la Vike, che ci regala uno slot triplo, uno slot doppio e uno slot singolo. Ma le abilità in totale quali sono? Complessivamente le abilità che attiviamo con questa build sono: bonus attacco di livello 6, occhio critico di livello 5, che ci fa arrivare la nostra affinità al 70%, punto debole di livello 2, che ci dà un più 30% di abilità quando colpiamo un punto debole, alias la testa. Quindi non abbiamo neanche bisogno, questa build è talmente tanto consistente che non abbiamo neanche bisogno di portare il punto debole a livello 3. È un grosso vantaggio questo. Poi abbiamo ovviamente bonus critico di livello 3, battitore di livello 3, e io qua ho anche affilatura veloce di livello 3, e poi ho aggiunto antisussulto livello 1 e resistenza a stordimento di livello 2. Con gli slot singoli, a parte antisussulto che è sempre obbligatorio, potete fare quello che volete in realtà. Come vi dicevo prima, comunque chiaramente potreste cambiare il pettorale della build e o anche il talismano e ingegnare il tutto per avere al posto di concentrazione livello 3, per esempio, tocco del maestro di livello 3, che con questa build è assolutamente sensato. Cioè, tocco del maestro è un'ottima abilità, la gente però la inserisce un po' a sproposito. In una build come questa invece ha senso, perché è una build che di base ha il 70% di affinità. Quindi sì, tocco del maestro qui ha senso. Io preferisco avere concentrazione perché mi trovo bene con concentrazione quando uso il martello, ma non è obbligatoria. Chiaramente se decidete di inserire il tocco del maestro, allora levate affilatura veloce e usate quei tre slot singoli per mettere un po' quello che vi pare. Per esempio Stamina TF, non mi viene il nome in italiano, insomma l'abilità che aumenta l'affaticamento dei mostri, si sposa molto bene con il martello. Se è la prima build che vi ho mostrato non riuscite proprio a tirarla su perché siete stati sfortunati con i talismani, ancora non me ne è uscito nessuno buono, vi mostro quest'altra build che comunque è molto buona, dà quasi gli stessi risultati, è soltanto un po' meno consistente in termini di danni, ma è facilissima da buildare ed è in pratica il set completo dell'Angenat, solo che al posto delle gambe dell'Angenat inseriamo gli schinieri della Kama Dorato. Ingioiellate il tutto per avere punto debole di livello 3, bonus critico di livello 3 e come abilità furia impostate l'abilità furia che aumenta invece l'affinità, così da avere il 51% di affinità, che sommato al 50% di punto debole vi dà il 100% quando colpite in testa. Quindi facilissimo da avere, basta un talismano con due slot, quindi insomma non ci vuole nulla a farla. E questa era la miglior build per il martello. Io vi consiglio assolutamente il martello del Nargacuga e la build che vi ho mostrato. Spero che il video vi sia stato utile, io vi saluto, ci vediamo penso domani con la build per la spada lunga, alla prossima!